Ciao a tutti e bentornati su Marvel Spider-Man 2! Nello scorso episodio, mentre stavamo trasferendo Scorpion e Martin Lee, purtroppo Kraven ci ha attaccati e ha catturato questi due super cattivi. Quindi adesso a Miles e a Peter toccherà l'ingrato compito di riportarli in prigione. Ok ragazzi, siamo arrivati da Henry, perché voglio completare una nuova missione dedicata a Peter Parker. Entriamo dentro l'edificio. Ci siamo cambiati i vestiti, naturalmente. È l'albero di Emily. Ah, la mamma di Harry. In memoria di May Parker. Era soltanto una startup. Sì, nei miei progetti non doveva essere così. Ma ci ha messo mano anche mio padre, quindi... Peter Parker! Eccolo. Allora, che cosa ne dici? Direi che è tutto un altro mondo rispetto a quella topaia di 8, no? E adesso che sei a bordo, questo progetto potrà finalmente decollare. Cioè, guardate che spettacolo. È veramente un edificio meraviglioso. Papà, Peter non ha ancora detto se parteciperà. Oh, davvero? Prima gli faccio fare un tour, così potrà scegliere. D'accordo. Sapete, rivedere voi due ragazzi di nuovo insieme va bene. Divertitevi. Prepara il tuo badge. Inizia il viaggio. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, seguiamolo e sentiamo cosa da dirci, va? La prima cosa che voglio mostrarti è di sotto. Harry, questo posto, vero? Mio padre ha esagerato un po' per i miei gusti. Ma come? Ha organizzato tutto mentre ero ancora in cura, ma una volta uscito ha apportato qualche modifica. Del tipo? Ho devoluto il mio stipendio in progetti di ricerca, insediato un consiglio più adatto ai nostri scopi e ho allineato i progetti alla nostra missione. Curare il mondo. Devo dire che non mi dispiacerebbe lavorare qui. Sì, comunque questa qua è la missione curare il mondo, eh. Sta conducendo un'interessante ricerca sulle api, o per la precisione, sui predatori di api. Vediamo un po'. Pronto a parlare con Jan? È lui? Tu devi essere Peter, è un piacere conoscerti. Ciao. Amerai questo progetto. Piacere di conoscerti. Harry mi ha detto che lavori con le api. Sì, e la situazione è piuttosto urgente. Che succede? Il cibo che consumiamo ogni giorno viene da campi impollinati dalle api. Ma la loro esistenza è a rischio, soprattutto per via di un particolare predatore. La vespa apivora. Tuttavia il nostro sistema innovativo può aiutare le api. Vuoi vedere? Vediamo un po' cosa si sono inventati. Wow, è un drone a forma di ape. Sono sentinelle che stiamo addestrando a riconoscere e attaccare le apivore. Cioè, vespe mangiate. E stai contribuendo all'algoritmo di apprendimento automatico. Vedi quelle piccole apivore olografiche? Colpendole con precisione insegnerai ai droni a riconoscere i bersagli. Perfetto, bisogna praticamente distruggere questi insetti rossi. Ce ne sono 20 da distruggere. A parte che mi sembra che ci sia la mira automatica qua, perché io sto sparando un po' a muzzo e riesco a prenderle tranquillamente. Ecco l'ultima presa. Grazie Peter, è stata una sessione produttiva. Ottimi dati. Ok, torno a casa. Benvenuti in entomologia.
se quelle apivore virtuali che hai appena ucciso fossero reali, avresti salvato circa 2500 api. Wow, è un piacere dare una mano. Posso provare a migliorare la velocità della rete neurale? Oh, certo. Se Peter deciderà di assisterci, potrete continuare a discuterne. Grazie, Ian. È stato divertente, dai. Vieni. Cosa scrive Miles? C'è il reparto di ricerca. No. Stiamo lavorando sui raggi protonici, usando i protoni al posto dei raggi X, più precisi e con meno radiazioni. Sono le idee di cui parlavamo. I progetti con cui sognavamo di aiutare il mondo a progredire. Esatto. Con chi parliamo adesso? Avresti un minuto. Ah, il dottor Connors. Ok. Sarò veloce. Grazie. Doc, lui è il mio amico Peter. Peter, il dottor Connors. Ci conosciamo già. Lavoravo con il dottor Octavius. Eri passato dal laboratorio per parlare di stimoli elettrotattili. Non me lo ricordo, però, se devo essere sincero. Mi è dispiaciuto per Octavius. I suoi studi erano promettenti. Novità da stamattina? Capogiri? Fitte, dolori, ansia, pensieri compulsivi? No, non sono mai stato meglio. Questo mi preoccupa. È stato un piacere. Ah, gli ha fatto una scansione velocissima, praticamente. Il tuo medico è Lizard. Non porta rancore. Senti, io devo fare una telefonata. Tu continua a curiosare. Se vuoi mi trovi di sopra. Pensavo non lo sapesse ancora. Allora, non ci posso credere. Diamo un'occhiata in giro, va? Ma sembrano tutti contenti di avere qui il dottor Connors. Do un'occhiata in giro. Vediamo se posso muovermi anche un po' più veloce. Questo è un meteorite, eh? Da dove inizio? Fatemi vedere cosa c'è scritto da questa parte. L'origine della vita sulla Terra. Ah no, ok, ok. Pensavo magari fosse tipo un contenitore dove hanno trovato Venom. E magari c'era scritto strano asteroide rinvenuto nel posto X. Qui cosa c'è? Bei pesci. Pesci, ma anche soggetti di studio. Vuoi dargli del cibo? Sì. Proviamo. Le carpe koi hanno una particolare pigmentazione, ideale per le nostre ricerche sulla riflessività aumentata. Agglomerati di cristalli di guanina anidra intracellulare. Separati da citoplasma. Abbiamo scoperto che è un ottimo materiale isolante ecologico. Fantastico. Hanno cercato di inserire all'interno del gioco anche comunque argomenti attualmente in voga, perché comunque delle api è da un po' che se ne parla parecchio. Provo ad andare su perché non so. Sì. Miles? No, Harry. Sì, sì, un attimo e arrivo. Allora, abbiamo fatto un giro velocissimo. Eccolo qua. Cosa ci vuole mostrare adesso? Ciao, Harry. Acceleratore di particelle. Sì, invia raggi protonici nella sala di trattamento. Ora è in manutenzione, ma tornerà attivo a breve. Incredibile. Ora dove si va? Ultimo piano. Sembri pieno di energie, Harry. Ma così? Ora scava nei tuoi ricordi e ripensa al passato. Ancora prima delle superiori. Le medie. Ok. Ora, sai che... infatti, stavo per dirlo. Miles probabilmente ha bisogno di parlare velocemente con Peter. Ricordi gli esperimenti di Mendel che ci facevano studiare alle medie? Direi di sì. Sulla genetica e l'ibridazione, giusto? Esatto.
Il nostro dottor Foster ha vinto ogni premio esistente nel campo della genetica delle piante. Wow! Quando ti sei fatto un giro, per caso hai dato da mangiare ai pesci? Sì, notevole! Un progetto di ricerca interessante e riduce anche i livelli di cortisolo. Vero? Credo sia la mia parte preferita del palazzo. Comunque non mi dispiacerebbe lavorare qui. Allora, vediamo dove stiamo andando perché sono molto curioso. Vediamo anche con chi dobbiamo parlare. Eccolo. Ah, tu sei Peter, giusto? Esattamente. È un vero piacere. Il dottor Foster si occupa di efficienza agricola. Con l'aumento della popolazione e i drastici cambiamenti climatici, dobbiamo adattarci più rapidamente di quanto natura vorrebbe. Con la ricombinazione genetica possiamo risolvere problemi per le coltivazioni, quali i climi estremi o l'aumento dei parassiti. Ti va di assistere a un esperimento? Ah, gli OGM praticamente. Okay. Stanno parlando degli OGM. Delle piante per massimizzarne i pregi, come la resistenza ai climi aridi. Premi X per afferrare i geni esagonali e posizionarli negli slot liberi. Perché non ti eserciti a... Ok. Va bene. Riproduci le coppie base per incorporare più geni della crescita che puoi. Con questa pianta sfameremo il mondo. Allora, aspetti, eh. Perché posso fare così, così e così. Ottimo lavoro. Ok, forse ho capito. Ottimo. Ora puoi fare... Allora, qui si va sul complicato, eh. Crescere in condizioni di siccità. Le aziende brevettano i semi OGM per fare soldi e vengono giustamente criticate. I nostri semi sono open source, sviluppati per la sostenibilità, non per i profitti. Geniale. Proviamo così. Allora, così ci siamo, però manca l'ultimo pezzo. Potremmo fare una roba del genere. No, non si incastra. A parte che potrei fare una roba del genere, guardate. La H qua in mezzo. Questa piantina... no, però. Perché ci sono le due linee verdi. No, ce la possiamo fare. Op. E op. Vediamo se va bene. Ce l'abbiamo fatta. Un passo avanti contro la fame nel mondo. Ottimo. Allora, dobbiamo inserire quei tre attributi almeno. Ma mi controlleresti un altro gene? Vorrei sapere che cosa ne pensi. È una pianta adattata ai giardini urbani. Ma certo. Vediamo, così dovrebbe andare bene, eh? Gran lavoro, Peter. Perfetto. Questa l'abbiamo azzeccata al volo. Questa tecnologia può debellare la fame nel mondo entro il 2035. Oh! Conosco un tetto su cui svolgere dei test nel mondo reale, se può servire. Oh, perché no? Harry aveva ragione. Sarai una risorsa preziosa. Grazie, dottore. Ora dove si va? Ok, procediamo. Dobbiamo andare all'ufficio. È autorevole, ma non autoritario. Ironico, ma non pacchiano. Ricercato, ma non ostentato. Il tuo ufficio? O forse il nostro ufficio. Harry. Ricorda. Ciò che hai visto è solo un assaggio di quello a cui stiamo lavorando. Non devi decidere ora, non prima di aver visto un'ultima cosa. Tra tutti i minigiochi, però, credo che quello delle api sia stato il più divertente perché era un po' movimentato. Qui bisognava ragionare un pochettino di più. Dimmi che l'hai perso. No, falso allarme. Eccolo. Dovremmo essere arrivati. Eccolo qua. Avanti. Scorri. E questo sarebbe l'ufficio di Peter? Wow. Zia May. Oh cavolo. Harry. È incredibile, davvero. Perfetto, solo che...
È un periodo complicato. Quando ero in cura, pensavo a cosa avrei fatto se fossi sopravvissuto. Sentivo la voce di mia madre. Diceva che il pianeta è in pericolo e che spetta a me salvarlo. Alcuni dati statistici. Insieme noi potremmo fare molto di più. Cioè, sei tu quello intelligente, no? Avanti. Mia madre e May ne sarebbero fiere. Harry è grandioso, ma c'è un problema. Posso spostare la mia scrivania? Preferisco avere una parete davanti. Accettato, accettato, grande Peter. Un'altra cosa. Wow. Fuochi artificiali. Benvenuto Peter. Ecco, mi serve solo un po' di tempo per chiudere con il lavoro come tutor e poi... Sì, ma certo. Fai con calma. È questione di equilibrio. Già. Ma dopo ci vediamo a Coney Island. Ovvio. Missione abbastanza lenta per il momento. Però devo dirvi la verità, mi è piaciuta parecchio. Dimenticavo, i nostri ricercatori stanno conducendo esperimenti in giro per la città. Se hai tempo, fermati da loro. Ho condiviso le posizioni, per entrare basta il tesserino. Ok, faccio un salto. Grazie Harry, grazie mille. Allora, ehi, mi spiace non averti contattato. Dimmi Miles. Ho un nuovo lavoro. Sul serio? Fantastico. Dove? Una nuova fondazione gestita dal mio migliore amico. È incredibile. Dopo ti spiego tutto. Allora, che succede? Io e Genki abbiamo tracciato gli scarichi del velivolo dei rapitori di Martin Lee e Scorpion fino al ponte di Williamsburg. Ci vediamo lì. Aspetta! Non hai un saggio da finire? Allora, da questa parte... Sì, il dovere chiama. Il tuo dovere è pensare al futuro, adesso. Fidati, ti aggiorno se scopro qualcosa. D'accordo. Buona fortuna, allora. Quindi la missione la completeremo da soli? Non ci sarà mai. Va bene, allora dirigiamoci al punto giallo. Dovremmo essere quasi arrivati. Eccoci qua. Miles e Genki si sono sbagliati. Ehi, sono al ponte. Ma non c'è traccia dei nostri misteriosi bracconieri. Cavolo, eravamo sicuri fossero lì. Scusa per il giro a vuoto. Non c'è problema, li troveremo. Oh, maleducati. Attenzione. Ha ha! Hai capito? Ok. Ma dimmi te. Occhio, occhio, occhio però. Occhio. Arriva un po' di gente. Poi schiva. Lo colpiamo così. Via. Arachnide, prego. Come fa il vostro capo peloso ad avere questi gengivi? Un vero cazzo. Non si sa. Ah, non gli faccio nulla. Occhio, occhio, ragazzi, occhio. Allora, andiamo dall'arciere. Aia. Più che altro perché almeno così stiamo tranquilli, però occhio perché mi stanno abbastanza facendo il mazzo. Quello dovrebbe essere andato. C'è l'altro. È andata anche lei. Curiamoci un attimo. Occhio però ai droni.
Diciamo che distruggerli. Il vostro capo dove ha portato lì e Garga? Poi i criminali lontano. Si godono la libertà. Fuori anche quello. Andato, andato, distrutto, distrutto. Facciamo fuori lui. Mio Dio, sti scudi però. Che fastidiosi. Sconfitto? Sì, credo di sì. Meglio dare un'occhiata. Che fastidiosi. Allora, vediamo cosa c'è qua in zona. Qui ci sono altri droni fermi. C'è un PC. Magari troverò qualche risposta. Vai, uccellino. Seguiamolo. Non perdiamolo di vista, però. Ecco, appena detto. L'adrenalina, sfrecciare per la città come in un percorso a ostacoli. Non perdiamolo di vista, Peter. Corri. Meno male che non è velocissimo, va. Una carriera stabile. Ok, calmati, Parker. Rimanda dopo i tuoi sogni di gloria scientifica. Hai una missione. Che casino. Beh, se gli stiamo a questa distanza va bene. Wow, un cannone. E funziona davvero. Perché mi spara addosso? Non mi sparare addosso. Madò, è entrato nell'edificio. È entrato nell'edificio, ma dimmi te. Comunque finalmente un po' d'azione, eh. Qui intanto c'è ancora un sacco di più in alto, ma non scappi. Sabbia. Beh, a piedi sono abbastanza veloce. Si è fermato qua. Occhio. Mamma mia, che pelo. Vi spiace se do un'occhiata? Ciao ragazzi. Sì, vi spiace. Ah, ma sono droni kamikaze, ma dimmi te. Allora, due basi occultate. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Non ci pensare proprio. Capo in giro. Dove si nasconde? Ok, vai giù. Occhio. Occhio. Buono. Cioè, lungi da me parlare. Diamole il colpo di grazia. Però gliele ho date un paio di volte. Ma con lui ti sei trattenuto. Sì, non l'ho ucciso. Manca solo uno. L'omicidio non fa per me. Aspetta. No, possiamo far così. Stai a terra, grazie. Ok, dov'è il vostro capo? Allora, proviamo a salire qui sopra. Ah, là in fondo. Forse posso fare una prova. Ok, vediamo un po'. Scusa, uccellino, ti assicuro che è imbarazzante per me quanto per te. Dovresti avere un... Esatto. Oh, quello è il tuo nido. Occhio! Ehi, andiamo, mollami! Dai! Non mi piace. Che rischio. Si, ti porta nello spazio, praticamente. Peter? Ali? Devo inviare la posizione a MJ. Potrebbe scoprire qualcosa nei... Così arriviamo in 448, veramente. Attiviamo di nuovo le ali. Hey, MJ, hai ricevuto i dati di posizione? Sì, è un vecchio mercato. Il proprietario è morto e l'edificio è stato venduto. Aspetta. L'acquirente è una società fittizia che rileva immobili in tutta la città. Interi isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano.
Chissà come mai. Manca poco alla partenza. Chi è questa gente? Lo scoprirò. Buona fortuna. Devo liberare. Ok, allora. Silenzio. Degli altri cacciatori? Mostra i nemici eliminabili in modo sicuro. Siamo pronti. Che città in cui cacciare? Se attaccati i bersagli con l'icona di pericolo, allertano i nemici vicini. Premi X per continuare. Puoi attirare i nemici lanciando ragnatele su oggetti e superfici circostanti. Scansioniamo. L2. R1. Dai, girati. Elimina. Ecco qui. Poi. Sconfitto anche lui. Hai fatto presto. Trovato qualcosa? Due cose. I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori e vengono da diverse parti del mondo. Mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. A proposito di lavoro, ho accettato l'offerta di Harry. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo. A dopo. Allora. Io adesso vorrei capire dove posso andare. Con calma, con calma. Vai. Quanta attrezzatura. Sembra che stiamo andando in guerra. È abbastanza guidata, questa sezione. Eliminazione a muro. Olè. Vai, vai. Dove sei stato reclutato? In Alaska. Cercavo i bracconieri nei parchi. È lì! Stendiamolo! Ah! Che male! Purtroppo non ho l'invisibilità come Miles. Ciao. Ok, mi lasci fare questo? Andato. Vabbè, lo faccio con te. Accidenti, mi ha dato un momento in cui potevo eliminarli in silenzio. No, non ne ho approfittato. Dov'è l'ultimo? Là in fondo. Sconfitto. A posto. Sono finiti. Che stavano combinando? Salve. Però prossime volte devo comportarmi meglio, Sembra ce ne siano altri sparsi in città. Mando il video a Genki. Scommetto che li localizzerà. A posto. E perché? Allora, avanziamo. Quante ragnatele? Mi sento a casa. C'è qualcuno qui sotto, Tu non hai fame? Vieni qua. Piano. Usciamo. Che caspita è sta cosa? Una balestra? Non dovevate. Che strana però. Robusto e flessibile. Chissà se... Lo stiamo analizzando. È ora di collaudare il mio nuovo giocattolo. Usa il cavo di ragnatela per eliminare il cacciatore. Ripari i residui al sicuro. I sistemi di occultamento. Tieni premuto L2 per mirare, poi premi triangolo per sparare un cavo di ragnatela. Mancano alcuni carichi. Devo fare
Ok, ecco. Così praticamente posso creare una passerella. Buono. Questa gente è più attrezzata di molti eserciti. Kraven deve essere ricco o ammanicato. O entrambe le cose. Allora, facciamo così. Benissimo. Poi lui lo possiamo eliminare subito. Vieni. Poi procediamo così. Non dovrebbero vedermi in teoria. Eliminiamo anche quello. No, non posso procedere. Beh, facciamo così. Vieni. Poi distraiamo quella. Tiriamo su lui mentre lei è distratta. Catturiamo anche lei prima che si accorga della nostra presenza. E dovremmo averli uccisi quasi tutti. Facciamo così, guardate. Vai, avvicinati. Bene. E adesso? Credo di averli eliminati tutti. Sì, confermo. Adesso vorrei capire cosa devo fare. Magari dobbiamo andare di qua, non credo. Occhio alle trappole. Di qua. Un laboratorio. Wow. Cos'è che sono queste fialette? Indaghiamo un attimo. La peggiore insidia del veleno di Scorpion. Se Kraven li aggiunge al suo arsenale. Ma è un fiore? Tiarea petai. Uno dei fiori più rari al mondo. Il suo estratto ha elevate proprietà curative. Lo cercavo anni fa come antidoto al veleno di Scorpion. Ma non potevo permettermi il volo per Raiatea. Kraven sì, a quanto pare. Poi c'è un altro tipo di balestra, mi pare. Accidenti. Ma non è l'armatura di Scorpion questa qua? Una riproduzione quasi perfetta. La usavano per trovare punti deboli. Non si è mai troppo prudenti con Scorpion. Un attimo. C'è qualcosa dietro. C'è un passaggio. C'è un passaggio. No, però aspettate. Però Peter, ho lasciato indietro un po' di roba. Non posso più tornare indietro, vabbè. Essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Ma a chi dà la caccia? Non lo so, ma c'entrano Scorpion e lì. Ti dispiacerebbe fare una ricerca su questo Kraven e aggiornare Miles sulla situazione? Ci penso io. Sta attento. Ho sentito dire. Facciamo attenzione perché questi droni potrebbero darci fastidio. Proviamo così. Bene, drone distrutto. Poi. Quanti altri fuochi dobbiamo accendere in città? Il più possibile. Dobbiamo catturarli tutti, Questo è il primo. Esatto. Gli incendi si appiccheranno comunque. Anche quello è sicuro, quindi possiamo prenderlo. Vieni qua. Quanti ce n'è di cacciatori? Ce ne sono tantissimi.
Facciamo così. Questo è sicuro? Non sei silenzioso. Ho sentito dire che Scorpion ti ha deluso. Vieni. Ti stavo proprio aspettando in quel punto lì. Quello lo avviciniamo da quella parte. Ho comunque apprezzato le sue abilità. Se va. Hai visto cosa c'è nel suo veleno? Ucciso. Forse sì. Ma non pensavo che fosse uno strategico. Poi distraiamo quello. E prendiamo lei. Catturiamo anche lui. Sto andando velocissimo, Mi resta giù. Grazie. Queste missioni qua io le adoro. Perché è divertente eliminarli uno per volta senza che se ne accorgano. Da dove viene? Che sta succedendo? Se ne sono accorti. Accidenti. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vabbè. L'ho abbattuto in un altro modo. Facciamo fuori anche lui. Mi pare che ne manchino 4 o 5, non di più. Ah, perché c'è quello che... Sono tutti qua al centro, purtroppo. Vieni qua. Robin Hood, ti ho preso. Ce n'è uno là in fondo. Ok, occhio perché hanno notato qualcosa, Qualcuno faccia un controllo radio. Affermativo, mi muovo. Solo che si sta spostando velocemente. Shh. Zitto, zitto, zitto. Avvicinati, per favore. Bravissimo. Ce n'è ancora uno, sicuramente. Preso. E basta. Credo di averli catturati tutti. Sì, così. Avrei bisogno di risposte a tutte queste domande. Li ho catturati tutti. Ottimo. Sembra interessante. Vediamo cosa c'è qua. Allora, Kraven, cosa stai cercando? Aspetta. Posso capire andare a caccia con Scorpion? Occhio. Ma Peter. Black Cat è una ladra. Attenzione. Sembra uno di quegli animali di Horizon Zero Dawn. Qualcosa, insomma. Vai, 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 vai. Prima che chiuda le fauci. Ce ne sono addirittura due? Tre? Allora. Due sono andati. Manca il terzo. Aia, che male. Ok, l'ho attaccato alla parete e poi
ci sono anche i loro compari. Occhio. Stai fermo lì, scusa. Ecco. Non è valido sparare con il fucile dalla distanza. Mi devi affrontare da uomo. Una domanda. Agita la caccia, Crave. Potrei aiutarlo. Occhio. Andiamo. Sconfitto e... non c'è più nessuno? Oh sì, figurati. Vabbè, do il colpo di grazia a Teva. Sarebbe più facile per tutti. Che botta. Se qualcuno mi dicesse cosa sta succedendo. No. Beh, non sono così forti però, eh. Li ritenevo più forti, questi robot. Li ho distrutti tutti e due. Non c'è più nessuno? Ah, c'è ancora lei. Mi scusi, non l'avevo vista. Ce ne sono ancora due. Vabbè, facciamo così. Volevi, eh? Ce l'ho fatta. Sembravano tanto pericolosi quei robot. Cosa proteggevate? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Questo Kraven sta mettendo insieme una bella squadra. Ma è un filmato? Occhio. Ecco Scorpion bloccato. Fa buon viaggio. Non sai fare di meglio? Un killer. Immagina la mia delusione. Ha ucciso Scorpion. Non ci credo. L'ha ucciso. Non sta reclutando dei criminali come cacciatori. Sono prede. Felicia. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. Ah, la notizia della fuga di Martin Lee. Ma dove sei? E sta listo? Per cosa?
In serio? Il mio amico sta per arrivare e tu navighi sul web? Ma nessuno dice più navigare sul web ormai. Ti potresti almeno cambiare? Ok, ok. Vedo che hai messo il rossetto buono. Deve piacerti un sacco, eh? Miles. Scusa, davvero. È urgente. La prossima volta. Miles. Ti voglio bene. Va bene ragazzi, mi sto dirigendo verso la prossima missione con Miles Morales. Sono rimasto scioccato dalla morte di Scorpion. Direi che per il momento possiamo fermarci qua con Marvel Spider-Man 2 e noi ci rivediamo presto in un nuovo episodio di questo videogame. Alla prossima!